Viste vari giudici, secondo voi i giudici più severi sono nel ring numero 1, nel 2 o nel 3? Qua, nell'1. Salvatore. Nel ring numero 1 ci sono i più severi, hanno detto. Quindi nel ring numero 1, visto che loro sono severi, io sai cosa, che razza gli manderei? Barboncini, Schnauzer. Oh, non funziona più. Quando inizia a dire stupidaggini, il microfono si stacca automaticamente. Quando uscite dal... Allora, Antotto, Filippo e Caddiscia. E nel frattempo si prepari il numero 170. Guardate nel ring numero 1. Quarta mostra del... Si preparino nel ring numero 1 i border collie. Allora, eccoci qua, ancora alla quarta mostra del cane, sta calando pian piano la sera e abbiamo un ospite importante, colui che rappresenta in questo momento l'amministrazione comunale, ovvero l'assessore al turismo Gioacchino Spadola. Grazie. Ma penso di non sbagliare se in questa manifestazione la cosa che mi colpisce di più è proprio il cane, per cui è giusto renderlo protagonista e quindi è giusto spendere due parole per questo essere vivente. Il cane, che oltre ad essere un animale di compagnia, oggi dimostra sempre di più di essere parte integrante nella nostra società. Infatti espleta dei ruoli fondamentali che voi sicuramente, per come li amate, sapete meglio di me. Un cane, oltre ad essere da guardia, da salvataggio, da guida per ciechi e quant'altro. Quindi un ruolo fondamentale, appunto, come dicevo, in questa società, e che lo porto come spot: bisogna sempre amare di più questi animali. Rientrando nel vivo della manifestazione, posso dire ancora una volta che la sinergia fra pubblico e privato è diventata un'arma vincente nella nostra città. Infatti devo dire con molto piacere che il lavoro profuso qui da Salvatore Branca e contemporaneamente il supporto logistico dato dall'amministrazione comunale che io rappresento, ancora una volta ha dimostrato che le manifestazioni sono veramente perfette. Ho seguito diverse manifestazioni cinofile e devo dire che il posto dove è stata fatta, grazie veramente Salvatore, è qualcosa di meraviglioso, e qui pubblicamente prendo un impegno davanti a tutti. Questa è la seconda mostra del cane, ma ti assicuro che insieme a te daremo il massimo in assoluto affinché, ho visto delle manifestazioni fra virgolette, apro e chiudo la parentesi, e al chiuso nel padiglione della Fiera di Milano, di Padova e quant'altro. Noi abbiamo una zona meravigliosa all'aperto dove evidentemente il connubio fra natura e animale è a dir poco perfetto, per cui il mio massimo impegno è quello che in un prossimo futuro io e te organizzeremo una mostra internazionale canina, e ci sarà il massimo impegno mio, te lo assicuro, grazie. Ha fatto una bella promessa il nostro assessore. Io so che invece tu volevi consegnare una targa di ricordo. Sì, volevo consegnare una targa di ricordo all'assessore per essere stato vicino a me. Tutto qua. E quindi grazie a chi? All'assessore, sì. Grazie anche a te di cuore. Grazie. Un saluto finale. Bene, saluto tutti i presenti e rinnovo alla prossima la stessa manifestazione. Grazie.
Allora entrate tutti, fermatevi piano piano, sistematevi. Parlo con... Se parlo così mi senti? Nelle cuffie mi senti? Allora, fermi i cani. Ci sono tutti? Ci sono tutti gli esemplari? Allora, cortesemente, fermatevi un minuto. Fermi. Shh. Io dicevo prima, quando ci sono i pastori tedesco c'è sempre un casino bestiale. Ora dobbiamo fare una cosa opposta. Dobbiamo fare assoluto silenzio, perché vogliamo dedicare, gli organizzatori, i giudici, vogliono dedicare un minuto, vi chiedo solo un minuto di silenzio, vorrei asso qui a centro possibilmente, dato fate un applauso al cane di Barti accompagnato da Claudio. Allora, vi chiedo una cosa soltanto, i cani no, ma voi sì, un minuto di silenzio per ricordare chi da lassù ci sta vedendo, per Barti Pitrolo. Shh. Un semplice gesto che significa tanto per chi come noi conosceva Barti. E proprio per questo Salvatore Branca e tutto lo staff ha voluto organizzare questo trofeo particolare per la razza pastore tedesco dedicata a Barti Pitrolo. Quindi cortesemente siete tutti in pista, uscite fuori e restino soltanto la categoria junior, perché adesso iniziamo a scegliere il più bel pastore tedesco. Prego tutti fuori tranne la categoria junior. Vi ricordo che in questo momento stiamo per assegnare una coppa al più bel pastore tedesco categoria junior in ricordo del nostro amico Barti Pitrolo. C'è qui con noi il fratello Claudio e sarà proprio lui a scegliere il pastore tedesco più bello e magari il pastore tedesco che più piaceva a Barti. Allora, sono tutti in posizione, vi ricordo che sono tutti junior, quindi fino a 11 mesi. Claudio. Oh, per me è il, tra virgolette, il vincitore, perché poi sono tutti vincitori, tra virgolette, e Achille, il 31. Quindi un applauso ad Achille, il numero 31, che porterà un grosso peso sulle spalle, perché questo è il cane, diciamo, della famiglia Pitrolo, che piace alla famiglia Pitrolo. Esatto. E allora, Barti, Claudio, scusami, consegna tu questa. Prego Achille, vieni qua, numero 31, venga. Cosa c'è scritto? Ah, 46, che è il numero di Barti. Barti c'è. Un applauso a 31, Achille, un applauso alla famiglia Pitrolo e a Barti, che ci segue da lassù. Ok, allora, adesso dobbiamo scegliere però lo junior che va a fare il Best in Show, quindi restate qua. Grazie a Claudio. E siamo arrivati quasi alla fine di questa lunghissima giornata qui alla Cava di Crocesanta per la quarta mostra del cane. In questo momento ci sarà la premiazione per il più bel cane categoria junior, vi ricordo che va fino ai 10 mesi. Ci sono tutte le razze che si sono distinte per bellezza. I giudici, i nostri nuovi giudici, stanno scegliendo 3 esemplari a testa e di questi esemplari soltanto uno sarà il più bello della categoria junior. Vediamo cosa ne pensano i nostri giudici attentissimi. Come sempre si è fatto tardissimo perché ad ogni cane hanno dato il loro consiglio. Lui sta osservando, questo è un giudice, Gugliotta, che deve scegliere. Hai già scelto, giudice, facci un cenno.
li ha già scelti. Allora, io andrei a parlare con Salvatore, che è l'organizzatore, perché mi sa che ci siamo quasi. I giudici hanno scelto ognuno il proprio... Il professore Mulè che si è scelto. Ecco, manca il professore Mulè. Il numero 44. 3 kg di mangime anche per il 44. Al sesto posto si piazza il numero 8. Anche per lui 3 kg di mangime. Si fa calda la classifica. Quinto posto, il numero 137. Prego, venga. Allora, i quattro finalisti qui di fronte a me. Veloci, veloci, veloci. Prego, 137, può andare. Buonanotte. Quarto posto. Quarto posto, il numero 209, il corso. E allora, ecco il podio. Allora, finale a tre. Il terzo posto vince sempre 3 kg di mangime e la coppa. 15 kg di mangime per il terzo posto. 3 kg. 3 kg di mangime. Allora, 15 kg di... Il terzo si aggiudica la coppa più 15 kg di mangime. E il numero, vi ricordo sempre la categoria junior... Terzo, il numero 43. Applauso per questo leone dalla lingua blu. Il primo. E quindi non facciamo il secondo, facciamo il primo. Il primo vince questo trasportino più la coppa. Salvo, se mi dai, fai vedere chi è il primo, magari lo posso dire. Vieni qua vicino a me. Il primo è l'esemplare numero 130! E io vorrei intervistare lui, come ti chiami? Mattia. Sei emozionato? Sì. Ecco, di poche parole. E allora, e al secondo posto si piazza certamente il numero 154 che vince la coppa e 15 kg. Di mangime, che con un canale c'è 15 kg di mangime, quanto ci fai? Forse un anno. Un anno, però è 10 anni. E allora